Dovete sapere che ha in questo momento un bellissimo gatto di 9 kg addosso e mi tocca registrare il video. Quindi, se per caso sentite rumori strani, vari ed eventuali, è colpa sua. Buongiorno e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ultimi due video delle guide perché non ne posso più, giuro. E sono veramente, veramente, veramente stanco. Non vedo l'ora che parta questo gioco. Ma prima, come sempre, ricordo che se volete entrare in una gilda che fa sia PvE sia PvP in maniera blanda e senza obblighi vari ed eventuali, ma volete anche una gilda con la parte hardcore, PvP chiaramente, potete informarvi qua sotto nel video, informarvi nelle informazioni del canale ed entrare negli Squeezy Chicken. Vi aspettiamo! Quando vai in guerra, ci vai per conto della tua fazione. Una fazione composta da un insieme di compagnie che hanno giurato fedeltà, ovviamente, a quella fazione. Prima di poter dichiarare guerra in un territorio posseduto da un'altra fazione e partecipare al conseguente assedio, devi indebolire il territorio, fino al punto in cui è abbastanza vulnerabile da poter essere conteso in una guerra. Per fare ciò, è necessario portare a termine un certo numero di missioni di fazione PvP. A differenza degli Outpost Rush, puoi partecipare alla guerra a qualsiasi livello dopo che sei entrato in una fazione. Tieni conto che potresti entrare in una guerra a livello 15 e trovarti contro giocatori di livello 60. Una volta che il territorio è stato indebolito a sufficienza dai membri di una determinata compagnia o fazione in questo caso, una qualsiasi compagnia della suddetta fazione può dichiarare guerra per la conquista del territorio. Una volta fatto, una delle compagnie che ha dichiarato guerra sarà selezionata per essere l'avanguardia. C'è una lotteria per decidere quale compagnia guiderà la carica in battaglia. La compagnia che ha maggiormente contribuito a indebolire il territorio tramite le missioni di fazione avrà una possibilità maggiore di essere selezionata. Non tutte le compagnie hanno il diritto a essere elette. Per poter essere eletta, una compagnia deve aver contribuito almeno al 10% dell'influenza totale richiesta per dichiarare la guerra. Nell'improbabile caso in cui nessuna compagnia superi tale soglia, allora qualsiasi compagnia potrà essere eletta. Se più di una compagnia dichiara guerra nello stesso territorio, l'ammontare di influenza con la quale una compagnia ha contribuito alla dichiarazione della guerra aumenta le possibilità di essere selezionata come avanguardia. Se la tua compagnia è stata selezionata come avanguardia, il governatore della compagnia può selezionare dei membri per riempire la fila degli attaccanti, per una guerra che verrà combattuta 50 verso 50. Se ci sono abbastanza membri, una sola compagnia può bastare a riempire la schiera di attaccanti. Tuttavia, in un caso di guerra di una compagnia piccola, è sempre possibile selezionare altri membri della stessa fazione, o addirittura volontari di una terza fazione. Per esempio, se una compagnia dei Syndicate ha dichiarato guerra sul territorio posseduto dai predoni e non hanno abbastanza guerrieri, possono chiedere aiuto a dei membri dei confratelli. Se si vuole offrire la propria spada come volontario per le guerre, bisogna viaggiare fino al territorio dove è stata dichiarata guerra e registrarsi al tabellone di guerra negli insediamenti o fuori dal forte. Le guerre vengono combattute in precisi momenti, decisi dalla compagnia dei difensori. Essere in grado di scegliere l'ora della battaglia garantisce un certo vantaggio nella coordinazione dei partecipanti. Questo rimuove anche la possibilità di raid offline o di guerre combattute in orari molto poco agevoli per i partecipanti. Se sei stato selezionato per la battaglia, assicurati di essere loggato e pronto poiché riceverai una notifica prima dell'inizio della guerra. Quando arriva il momento, sarai teletrasportato dal posto in cui ti trovi direttamente sul campo di battaglia. Una volta che inizia l'assedio, l'obiettivo primario degli attaccanti sarà fare breccia nelle mura del forte e catturarlo, mentre per i difensori chiaramente sarà difenderlo. Prima che qualsiasi cancello del forte possa essere danneggiato e distrutto, gli attaccanti dovranno catturare 3 punti di raduno. Una volta conquistati, non potranno essere ripresi dai difensori e la linea del fronte sarà spinta sempre più avanti. È importante sottolineare che i punti di raduno potranno essere utilizzati dalla squadra con i punti di respawn o di accesso all'armeria. C'è una tabella dei punteggi disponibile durante l'assedio che può dare ai giocatori una panoramica delle loro performance. Quindi, semplicemente c'è una tabella delle prestazioni.
Parliamo ora delle armi d'assedio. In qualità di attaccante puoi spendere i tuoi token da battaglia all'armeria per acquistare delle piattaforme d'assedio o costruirle sul campo di battaglia. Puoi guadagnare token da battaglia contribuendo ovviamente alla battaglia stessa. I difensori sul forte potranno costruire delle armi d'assedio sulle mura per aiutarli a contrastare gli attaccanti. Queste armi d'assedio non hanno un costo, ma la loro potenza dipende da quanto sono state potenziate tramite il sistema della progressione del territorio prima della guerra. Perciò, se vuoi proteggere il tuo forte con le migliori armi d'assedio disponibili, assicurati di star facendo tutti i progetti cittadini disponibili dell'insediamento della tua compagnia. Ci sono molteplici entrate al forte che i difensori devono proteggere tramite la loro presenza o le armi d'assedio. I difensori avranno anche delle scorte di risorse che si autogenereranno nel corso della battaglia. Queste risorse possono essere usate per riparare strutture, inclusi cancelli, armerie, generatori di scorte e armi d'assedio. Le armi d'assedio a disposizione degli attaccanti sono le seguenti. La piattaforma del cannone ha una velocità di attacco media e il più alto danno per colpo. Il cannone è maggiormente efficace contro strutture o grandi e lenti bersagli. Diversi cannoni che puntano allo stesso bersaglio possono rapidamente demolire qualsiasi struttura difensiva. Il lanciafuoco scaglia un proiettile incendiario che esplode all'impatto e copre l'area di fiamme. È efficace soprattutto contro la fanteria ed è un buon modo per contrattaccare ai difensori con armi a distanza che attaccano dalla mura dal forte. È anche molto efficace a impedire il passaggio per certe aree e tenere lontani gli avversari in determinati punti. Il ripetitore è una torretta che spara molto rapidamente e lancia dardi ad alta velocità. Singolarmente tali dardi non fanno molti danni, ma un fuoco sostenuto può devastare rapidamente la fanteria. È maggiormente efficace contro bersagli piccoli e veloci, contro i quali le armi avrebbero vita difficile. Le armi d'assedio a disposizione invece dei difensori sono le seguenti. La balista è la versione per difensori del cannone e svolge un ruolo analogo alla funzione antistrutture. Ha una velocità di attacco media, un danno per colpo molto alto ed è particolarmente efficace contro strutture e bersagli grossi e lenti. Il cannone esplosivo spara un colpo che interrompe e spinge via i nemici, è efficace contro gruppi di fanteria e permette di impedire il passaggio e la sosta in alcune aree vitali, come per esempio i punti di raduno. Tuttavia la sua bassa velocità di attacco lo rende poco efficace contro i bersagli veloci. Anche qua c'è la torretta ripetitore, che è la versione dei difensori del ripetitore e degli attaccanti, svolge praticamente il medesimo ruolo. Alta velocità di attacco, basso danno per colpo, efficace soprattutto contro bersagli piccoli e veloci. Lo scagliafuoco riversa metallo liquido e rovente sulla testa dei nemici, fa un elevato danno nel tempo, rendendolo molto efficace contro numerosi gruppi di nemici che cercano di attaccare il cancello. Il corno della resilienza garantisce un buff temporaneo alle cure e alle difese a tutti gli alleati nell'area. Ha un lungo tempo di ricarica, ma può cambiare le sorti della battaglia se usata al momento giusto. Ci sarà un'armeria disponibile sia per gli attaccanti che per i difensori durante la battaglia. I giocatori guadagneranno token a seconda della loro performance durante l'assedio e potranno spendere tale valuta per ottenere delle munizioni per le armi d'assedio, delle pozioni e delle trappole. La mina inferno esplode e copre l'area di fuoco quando i nemici li si avvicinano abbastanza. È molto efficace per controllare le aree o i punti con alta densità di nemici. Il barile esplosivo fa il danno più alto tra tutte le armi, rendendolo molto efficace contro i cancelli. Il barile deve essere sollevato manualmente e necessita di parecchio tempo per esplodere. Non esploderà se sarà distrutto in tempo. Di conseguenza è una buona idea cercare di difenderlo. Una volta che l'assedio è finito, sarai in grado di vedere un riassunto di fine guerra che ti permetterà di analizzare meglio lo svolgimento della battaglia. I giocatori di entrambe la squadra saranno teletrasportati a un insediamento. Se i difensori hanno protetto con successo il forte, allora manterranno il controllo sul territorio, ma se sono gli attaccanti ad essere vittoriosi, allora il nuovo governo del territorio sarà formato. La compagnia che era stata selezionata come avanguardia sarà colei che governerà il territorio. Assieme alla possibilità di far guerra, ci sono altri vantaggi nel controllare un territorio. Due insediamenti adiacenti controllati dalla stessa fazione avranno i depositi collegati,
permettendo ai giocatori di trasferire oggetti da un deposito all'altro pagando una piccola tassa. Ci sarà un carro delle risorse in ogni insediamento che garantirà alla fazione in carica una piccola quantità di risorse, come metalli, pelli, legno, fibre, cibo, olio e altri alcuni reagenti, un bonus di fazione del 10% di capacità di gathering e 50 fortuna del territorio controllato e un bonus di compagnia, cioè il 70% di sconto sui viaggio rapido verso un territorio controllato e il 30% di tasse ridotte nel territorio controllato. 20% di costo ridotto per acquisto di una casa nel territorio controllato. Quindi controllare un territorio e avere un insediamento fa sempre bene. Bene, porca vacca, se è stata lunga questa volta, ma dovevo farlo questo bellissimo video, è un po' complicato, quindi comunque sia vi ricordo sempre di provare ad andare a fare i siege, di provare a conquistare un vostro territorio e di conseguenza di vedere con vostri occhi e soprattutto con la vostra esperienza come funziona il tutto. È chiaro che chi è arrivato dopo, chi ha una gilda come la mia, che sfortunatamente sia in closed e in open, se ne sono altamente sbattuti, partiranno svantaggiati, mentre chi è già più avvezzo a queste cose avranno un vantaggio enorme durante le war. Detto questo, spero di vedervi in game, spero di trovarvi, soprattutto a livello 60, a fare PvP. Noi ci vediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.